inaugurazione dell'ecomuseo nel casale di Teverolaccio, assessore, un segnale importante in una fase in cui l'ambiente diventa di nuovo un'emergenza in Campania. Sì, un segnale importante perché è un segnale di speranza e anche di incoraggiamento. I ragazzi del circolo di Legambiente di Soccivo hanno lavorato tantissimo per raggiungere questo risultato che è a disposizione di tutti. È un esempio di come si può fare educazione e anche economia dei beni culturali attraverso il recupero di questo casale antico, medievale, che è una vecchia masseria, e anche attività didattiche finalizzate alle scuole. Questo vale molto di più in una zona come quella di Soccivo e soprattutto come questa zona del Casertano, che purtroppo è afflitta da una grave emergenza, che è quella della terra dei fuochi, rispetto alla quale noi ci stiamo impegnando moltissimo nel rispetto delle nostre competenze. Stiamo mettendo a disposizione, oltre che il tempo, le risorse, a disposizione soprattutto dei comitati locali. Io faccio un appello soprattutto alle persone che vivono su questa zona. C'è bisogno di segnalare le cose che non vanno. I comitati lo fanno in maniera eccellente, noi saremo al loro fianco, perché il recupero del territorio e il ritorno alla terra è fondamentale per le future generazioni. Allora anche l'iniziativa di oggi non vuole essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza per dimostrare che quando c'è volontà e tenacia le cose si possono fare e noi abbiamo il dovere di farlo soprattutto per coloro che verranno dopo di noi.